Buonasera. Buonasera signori, ben arrivati. Prenotato per due, per la festa di compleanno. Nome? Luca. Luca, sì, allora vi ho preparato un bellissimo tavolo vista mare. Wow. Cena super romantica, accompagnati anche da un po' di fuoco. Bella. Ti gusta? La stella di Natale mi piace tantissimo, posso dirlo? Sì, puoi dirlo. Perché cioè, di solito sui tavoli non c'è mai questa accoglienza, mi piace. Siamo in atmosfera natalizia. Mi piace. Dai, accomodati, su, vieni. Siedo, cioè, siamo preparati. Siamo preparatissimi. Noi siamo più che pronti. Allora. No, ma è lui che sei, mi preoccupo quando organizza qualcosa. Beh, ma guarda, sicuramente sempre oggi... così tu, è veramente una cosa incredibile. Ti conosco. Ti conosco. Non ti fidi mai. E invece dille che cosa abbiamo preparato. Io penso che invece oggi possa fidarsi, anche perché per iniziare abbiamo pensato di organizzare un bel aperitivo di benvenuto, visto che siamo qui per festeggiare il vostro compleanno, e poi vi svelerò tante altre belle sorprese per questa sera. Molto bene! Quindi, visto che è la mia festa di compleanno, io faccio gli auguri a me. Quindi facciamo un cincin a te. Facciamo un cincin. Oh yes! Poi ti dico, visto una bella che festa di compleanno, mi hai portato in questo ristorante a Los Cristianos, dove c'è il mare, bravo, perché il panorama rende molto l'idea, poi ti dico se ho fatto bene a fidarmi o meno. Come ben anticipato, ci piacerebbe bene iniziare con un bel benvenuto da parte di Rosario Ristorante. Abbiamo pensato di preparare una scialda ripiena di formaggio fresco aromatizzato al timo e al salmone, con salmone affumicato e cipolla caramellata di Tropea. Questo giusto per augurarvi l'inizio di una buona serata. Allora, l'antipasto era buono, adesso con calma chiederemo il menù, così vediamo che cosa voglio mangiare. Bene, vediamo. Ragazzi, intanto prima di passare a cosa voler mangiare, vorrei farvi assaggiare un po' del nostro pan focaccia caldo, oltretutto appena scaldato. Una bella focaccina. Una cosa che sorprende un po' tutti i nostri clienti in positivi, una piccola chicca del ristorante Rosario, il nostro olio, che è super siciliano 100% ed è di produzione familiare del mio carissimo titolare Rosario. Ah, fantastico! E adesso, infatti, Rosario, il nome del titolare, abbiamo chiamato il ristorante Rosario perché? Curiosità, perché Rosario in realtà non è altro che l'anima, la mente, il cuore di questo posto. È lui che ha dato vita a questo ristorante, se ne prende cura tutti i giorni con passione e con amore. Mi sembra giusto allora fare un saluto a Rosario. Faccio un cincin a Rosario. Bravo Rosario, un cincin a Rosario per questo splendido ristorante a Los Cristianos, di fronte nella zona Los Tarajales, lo voglio ricordare. E adesso io, prima, già lei tanto mi ha sentito qui, già mi porto a casa quello dell'acqua, ok? Sì, vabbò. E adesso mi porterò anche a casa l'olio, però questo non lo frego come l'acqua. Ma questo eventualmente lo possiamo comprare? Questo, diciamo che io ve lo regalo, però si può anche acquistare volentieri. Abbiamo molto bene. Abbiamo in bottiglia, abbiamo anche le tariche per i residenti, però vi assicuro che vedo particolarmente interessata. Sì, sono particolarmente interessata. Allora, diciamo che è brutto quello che sto per dire, ma io fregherei anche questi qui. L'olietto qua. Guarda questi che belli, del sale e del pepe, ok? Tanto adesso mi sente, ma tanto poi dopo non se ne accorge, spero. E poi anche la candelina, questa mi piace da morire. Praticamente sei venuta qui per portarmi a mezzo ristorante? Vabbè, così almeno tutti i giorni vedo Rosario a casa. Molto cioè, bene. Fantastico. Cioè, adesso ci danno tutto questo bel grana padano sulla pasta, già tutto che fila. Bel bucconcino, né amore?
vicino, vero? Eh? Com'è? Muy buena. Ci sta proprio. Sì. Un sapore comunque che ricorda giustamente i nostri sapori italiani. Beh, il tartufo poi comunque ha il suo perché e si sente. Poi il grana padano. È comunque un piatto ovviamente italiano, ragazzi, quindi insomma, per chi ha voglia di ricordare un po', magari chi è qua da un po' di tempo come noi, che siamo qui da diversi anni, beh, chi ha voglia di ricordare un po' i sapori italiani, una pasta col grana padano, con il tartufo, ragazzi, è da provare. Cioè, c'è altro da dire. Allora Ramon, primo buonissimo, devo dire tanta roba, vero? A me, io amo il tartufo, quindi secondo amo il grana e tutto. Secondo, allora, cosa vuoi mangiare? Adesso aspetta, io lo so che tu sei di carne, dai, va bene, lo so, apro, lo so già il menù. Allora, pronti per procedere con i secondi? Quasi, sta decidendo, però so già che va per la carne. Ah, allora, guarda, io avrei visto sì il filetto di manzo Black Angus su salsa di vino rosso al barolo con purea di patate al profumo di tartufo al aceto balsamico di Monera, accompagnato dalla patata allo smanino. Una cosa semplice, quindi. Assolutamente uno dei piatti di terra più forti del ristorante Rosario. Bello, ora ci sta. Ecco, vedi, io capisco tutto. Molto bene, molto bene. Adesso sentiamo, invece tu, io ti voglio capire. Io adesso ti scomodo perché vengo dentro a scegliere il pesce, che ho visto che c'è del pesce spettacolo. Dai, beh, sono contenta, dai, andiamo a vedere cosa possiamo preparare per te. Vamos, vamos. Locale. Allora io vedo qui, ho visto che ci sono i granchietti qua che si muovono. Questa è una prelibatezza in assoluto. Sì, in effetti poi, sì. Da questa parte abbiamo un bel pesce gaio e questo qui rosa si chiama bosfinegro. Questo è veramente una delizia secondo me da assaggiare. Allora, te lo dico chiaro, io non sono un esperto di pesce. Dai. A me piace il pesce, però quello lì rosa mi piace la faccia. La faccia simpatica. Allora, quello lì generalmente lo stiamo proponendo con un'ottima salsa di zafferano, spinaci freschi, e per aggiustare giusto un po' il piatto delle vongole veraci scoppiate. Sì. Allora, andata. Pescetto con lo zafferano e gli spinaci. A fare fatto. Olè. Bene. Barolo vino rosso e tartufo, e per il nostro caro da queste parte, fuori menù, mio bel pescetto, ma che bello, che spettacolo, con crema di zafferano, spinaci fresche e vongole veraci appena scoperte. Questa è tanta roba, non sai cosa ti stai perdendo. No, tu non sai cosa ti stai perdendo. Allora amore, buon appetito. Buon appetito a te. Guarda qua la salsina con lo zafferano. E anche a me. Tanta roba. No, no, ma stiamo scherzando, che cosa? Guarda qua. Cavolo, mi dispiace, ma mi dispiace tantissimo e mi devo ricredere. Perché non ti ho dato fiducia e sei stato bravo. No, hai tu scelto... non ti fidi mai di me. Cioè, e faccio bene, che... e faccio bene. No, vabbè, però... non sempre. Appunto, questa volta... Oh, ti ho appena fatto un complimento, Non incominciare. Va bene, lo prendo, va bene. Prendilo e grazie, amore, che giorno. Ecco. Va bene. Il ristorante Rosario Los Cristianos è stata un'ottima scelta, quindi ti ringrazio davvero per lo stato. Meno male, ogni tanto azzecco qualcosa. Sì, però guarda che non è finita qui, Cioè? Cioè? Che le sorprese da Rosario non finiscono. Eccola! Mai. Oh, sì. Di augurio e vi ringrazio tantissimo per essere stati qui da noi. Grazie a te. Tanti auguri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. C'è anche per me? Sì. Quella. Questo è il nostro mitico cannolo siciliano. Beh, però... beh.
beh, questo non lo poteva mancare. Hai visto? Sono riuscita a spegnere. Sei riuscita a spegnere? Non è vero. Ragazzi, riservate, che sia il 25, che sia il 31, prenotate, venite a farvi una bella cena da Rosario e Los Cristianos, come abbiamo fatto noi per il mio compleanno. E poi, ovviamente, se vedete questo video e vi piacerà, ancora di più, potete mangiare quello che abbiamo mangiato noi, oppure tante altre cose. Meno male che mi sono fermata, sennò avrei mangiato tutt'altro. Molto quindi, bene ragazzi, io, Cetti, grazie e anche mille Luca, vi facciamo tantissimi auguri di buone feste. Ciao ciao.